Dunque ragazzi, ritornati ad un unboxing casereccio, un po' come quando abbiamo fatto l'unboxing della PlayStation 5. Quest'oggi con la tastiera meccanica addirittura della 8-bit Do. Cioè, tra l'altro c'è un ospite molto speciale in questo momento, l'avrete già intravisto. Sta mangiando il filo del tuo microfono, tra l'altro, non vorrei dirtelo, ma perfetto, se n'è andato. Quindi andiamo a procedere con l'unboxing. Come potete vedere, tastiera ispirata al... si vede, no? Ispirata al Super... no, NES in realtà, perché lo SNES non è in questo il caso. Vabbè, te devi allontanare, grazie al cazzo che non mette a fuoco. Pronto! Grazie mille call center che nonostante tutto continuano a cercarci e a telefonarci. Andiamo a spacchettare questa bellissima tastiera con le nostre forbici dalla punta rigorosamente non arrotondata. Mi raccomando bambini, usate queste e magari non ficcatevele da qualche parte come sto per fare io, perché tra l'altro ho rotto la plastica con una certa difficoltà. Spero si senta bene, perché in realtà stiamo utilizzando i microfoni della Holyland, che insomma per la primissima volta credo li stiamo sperimentando direttamente sulla macchina fotografica, anzi forse no, per la seconda volta, tenendo in considerazione anche il video in cui le abbiamo recensite. Lo trovate credo sul canale, se non l'ho già cancellato perché mi faceva troppo schifo. Andiamo a togliere la plastichella che andiamo a buttare rigorosamente da questa parte. Come vedete, il contenuto della scatola, quello che ci aspetta è questo: tastiera più paddone, che questo qua è veramente veramente carina come cosa. Perché? Perché questo paddone è programmabile, te stai a mettere davanti alla luce, non si vedrà mai un cazzo. Dai, è così. Ovviamente ragazzi, tastiera sia Bluetooth che wireless. Bellissima anche la scatola 8-bit Do. Andiamo a mettere in risalto. Ma non fa niente, l'ho fatta apposta. Ed eccoci qua, ragazzi. Ed eccoci qua. Ovviamente su cosa preme questa tastiera? Non ha la retroilluminazione, perché non ha la retroilluminazione. Ha il layout americano, quindi diciamo sono già due le scomodità per quanto mi riguarda, perché il layout americano per me è scomodo, così come la mancanza della retroilluminazione è per me molto scomoda, ma il design, ragazzi, è quello che mi ha convinto a prendere questa tastiera. Inoltre poi ho letto recensioni molto positive, quindi ecco, anche il pappagallo vuole dire la sua. Eccola. Allora, e io voglio sentire il feeling dei tasti, perché il feeling dei tasti, Madonna Santa, bella. Bella, mi sembra anche un pochettino, cioè mi sembra già di vedere il mio primo computer, Windows 95, non so se ti ricordi, bellissimo. Allora, il feeling dei tasti. Allora, dicevano che era molto rumorosa. Non è così rumorosa. Allora, questa è la mia attuale tastiera, ovviamente fa schifo, è sporchissima, tra l'altro la G non è sua, perché lasciamo stare, è per questo che ne ho comprata un'altra. Questa ovviamente era retroilluminata, è della ROG, 200 euro di tastiera che sinceramente non so se consigliarvi. Questo ve lo dico spassionatamente, perché mi ha dato problemi fin dall'inizio, quindi... E per questo appunto vi ho provato con la 8-bit Do. Ecco, il feeling dei tasti, io adesso vi faccio sentire. Devo dire, un po' più clicky, perché il click si sente, ma non è così tanto elevato come quello delle prime tastiere meccaniche, dove praticamente pareva una partita a racchettoni quando scrivevi. Molto, molto, molto carina. Il design, come lo vedete, insomma, è molto interessante. Qui ci sono le varie manopole del volume. Tra l'altro la manopola del volume fa una sorta di resistenza, una sorta di click interno molto leggero. Molto interessante, tra l'altro. Perché? Perché questa qua aveva la barra del volume qua laterale touch, quindi puntualmente io stavo così e la toccavo. Era un casino, un cazzo di casino ogni volta. In più c'è il selettore tra off 2.4 e Bluetooth, ovviamente già si accende perché ovviamente parliamo di una tastiera a batteria e wireless. Qui abbiamo il dongle, ragazzi, attenzione, mi stava già per scappare dalle mani. E il dongle, qualcuno più esperto della 8-bit Do l'avrà già riconosciuto, perché è questo robino qua, somiglia tantissimo, se sta prendendo il pappagallo, somiglia tantissimo al dongle effettivo che serve insomma a collegare i pad dell'8-bit Do. Però questo collega esclusivamente, credo, solo la tastiera, quindi ottimo così. Tra l'altro ispirato sempre a Nintendo il design della chiavetta,
molto molto carino, molto molto carino. Lo teniamo qui, tra l'altro calamitato. Ovviamente la tastiera non si muove, quindi bella, fa una bella presa sulla scrivania. Questo ottimo, mi piace tantissimo il pulsante power. Hello. Abbiamo qui il... Ah, questo è come mappare i tasti con il paddone. Molto molto carino. Qui abbiamo una scritta in cinese, credo. Io sto facendo delle riprese incredibili. Sì, immagino, grazie al pappagallo. Che cos'è? Adesivi? Ah, per i tastoni. Sono due coppie di adesivi, cioè in realtà due diciamo blisterini di adesivi di varie forme. Questi li possiamo attaccare un po' ovunque, ma noi non li attaccheremo da nessuna parte perché... non sono fan degli adesivi. Non... Qui il filo in dotazione per la ricarica e ovviamente per collegare al computer la tastiera nel momento in cui magari abbiamo la batteria scarica, quindi questo utilissimo, se non ce l'avete già ovviamente, ma penso ce l'abbiano tutti. Qui non c'è nient'altro, ma il vero pezzo forte, in realtà una delle cose che più mi ha incuriosito di questa tastiera è questo. Oh, il peso è importante, tra l'altro, sì. Perché questo paddone è full programmabile. Noi possiamo programmare non solo dei tasti singoli, ma anche delle shortcut. Ho visto qualcuno che in alcuni video lo utilizzava come panic button, no? Quando sta guardando le cose un po' simpatiche, entra la madre dalla porta, gli preme il tasto, sparisce tutto. Tra l'altro il feeling del tasto, come la tastiera, molto clicky, piacevole. Tra l'altro te la manierai sicuramente questa tastiera, perché sì, ti conosco benissimo. Che ne dici? Vuoi fare i clicky? Ti piace? È più interessata alla tastiera lui comunque. Le manda delle tastiere comunque. Sì, 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 sì. Non mi raccomando, abbattezzala già con un po' di cacata. Arrivederci, eh. È stato gentilissimo. Questo qua si va a connettere tramite jack, tra l'altro scelta un po' particolare. Si va a connettere direttamente alla tastiera, perché la tastiera sul retro ha questi jackini qui, A, B, X, Y. Questa cosa, carino. Questa cosa non solo una citazione anche ai vari pad, tra l'altro anche a questo che ha ovviamente gli stessi richiami scritti sui tasti, ma mi fa chiedere una cosa. Quanti di questi possiamo comprare e collegare contemporaneamente? Quattro attacchi. Esatto, ma contemporaneamente. Inoltre, credo che ogni jack abbia una sua configurazione. Quindi io sulla A setto che il tasto questo è tipo Ctrl-C, Ctrl-V, mentre invece sulla B questo qua è Windows più Ctrl, per esempio, per dirne una. Ah, quindi che ogni... Sì, esatto, che ogni cosa... alla sua configurazione. Vedremo. La vedremo come cosa, purtroppo la dovrò provare e ve lo dovrò dire magari in editing in questo momento. Sta apparendo insomma impressione in qualche scritta tipo qua. Okay. Se non ho provato un cazzo, cosa ci metto qui? Ci metto... non so. Una foto del papà. Va bene. E non me lo cai la bocca. Che schifo. Detto ciò, ragazzi, io non vedo l'ora di metterla in funzione. Dai, che mi e di farvi sentire, insomma, eh? Un pochettino. È pesante questo problema, eh? Certo, esatto, come il pesante la cultura, è pesante sì, il mondo, è pesante il peso che portiamo. Sì. Come prodotto della Hot Beat 2 io conosco solo le chiavette e questa. Basta, non conosco nient'altro. Tra l'altro questa utilizzabile anche col cellulare, ottimo. Ah, questa roba qua, tra l'altro, è funzionale anche per tablet e dispositivi Android, quindi probabilmente io la utilizzerò così: dongle 2.4 computer, Bluetooth, switcho e vado al tablet, off quando non la devo più utilizzare e la devo mettere da parte. Ovviamente ho già controllato gli switch così come i tasti sono cambiabili, sono intercambiabili, quindi se a me il tasto clicky non piace, ok, io lo posso cambiare. Quindi io lo cambio e ne prendo uno magari che fa un click un po' più piacevole o una roba un po' meno piacevole in realtà, no? Perché magari a me piace il click. A te che piace? Piace il click? Ma beh, ha preso una fissazione con la bocca, non lo so, la dobbiamo studiare. Sì, mette la lingua in bocca, però mi limona durissimo. Che è? A te vale il caso, offre almeno una pizza prima. Niente ragazzi, io direi che per adesso, per oggi è tutto. Se ci sono delle altre considerazioni
ve le starò già mostrando a schermo, ve le avrò già mostrate a schermo, ma non vedo l'ora di collegarla al computer, perché qui non è il mio computer, quindi non la sto collegando qui. Tra l'altro anche i tastini hanno gli switch intercambiabili, quindi anche gli switch dei tastini li puoi cambiare. Molto, 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 molto figa. Tra l'altro ce ne sono altre due, una ispirata al Famicom, non mordere, una ispirata al Famicom completamente rossa, cioè con gli inserti in rosso e grigio, e un'altra ispirata al Commodore 64, che oltre a questa consolina qua con il doppio tasto dà in dotazione anche il joystick, quello vecchio stile. Molto molto interessante, stavo per prendere quella ma non mi piaceva perché ha un colore giallo molto anticato, che questa già me la vedo nel futuro ufficio, che non è questo ovviamente, sul tavolino, sulla nostra nuova scrivania, ragazzi, farà un figurone della Madonna. Non vedo l'ora di avere il mio ufficio super arredato, super pronto. Ovviamente anche questo, bello, saldo, vedi? Non si muove. Questo è bello. Questa non si muove. Dai, è stato un piacere. Arrivederci.